E buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Spero di non avervi assordato perché vedo che il volume è altissimo, ma vabbè, fa lo stesso. Comunque, oggi altro giorno di analisi a due teste. So che vi piace tantissimo e quindi io ve la ripropongo in tutte le salse possibili e immaginabili. Ovvero, questo significa che chiamo i miei preferiti, i miei colleghi preferiti. Oggi, che tra l'altro, Fede, mi hanno chiesto 100.000 volte, mi hanno detto: quando è che ci porti Crypto Salad? Quando è che fate una live insieme? Dovete sapere che io e Federico ci siamo conosciuti anche di persona, tra l'altro, alla Crypto Conference, all'ultima, e appunto chiacchierando avevamo sempre detto: dai, facciamo qualcosa insieme, eccetera, eccetera, eccetera. Alla fine è passato un anno e oltre e poi ce l'abbiamo fatta, quindi meglio tardi che Ce mai. l'abbiamo fatta, finalmente ce l'abbiamo fatta. Quindi Bene, grazie Luca, grazie grazie a dell'invito. te, Fede. Infatti adesso ti volevo lasciare un minutino per presentarti, ma tanto secondo me già chi mi segue ti conosce, perché io penso che alla fine in Italia, vuoi per rimbalzo, vuoi per un motivo, vuoi per l'altro, mi auguro almeno che chi segue uno segue anche gli altri. Se non lo fate, sapete che io vi incentivo sempre a farlo, perché avere più punti di vista è sempre il primo step verso poi crearsi un punto di vista proprio. Quindi mi raccomando, seguite Luca, Federico sei Crypto politically Salad su correct. YouTube. Ti lascio un minuto per presentarti. Fede, dici pure chi sei, cosa fai, come ti senti, come stai e tutto quello che vuoi. Allora, mi sento alla grande, sostanzialmente mi sento alla grande, soprattutto in questo periodo. E allora, grazie intanto dell'invito. Come tu dicevi, un sacco di gente anche sul mio canale scrive: cosa aspetta Luca ad invitarti? Cosa aspetta Luca? Mamma mia, non ce la facevo più, un sacco di messaggi, quindi grazie per l'invito. Allora, che cosa faccio? Io sostanzialmente da un po' di anni a questa parte opero nel mondo del cripto, dei Bitcoin, quindi ti stupirà già sapere che opero in questo settore, quindi non ho aperto una lavanderia, quindi sono nel posto giusto se parlo con te. E quindi niente, sono appassionato, direi esperto, mi sembra troppo, di analisi tecnica. Per cui mi piace un sacco guardare i grafici di Bitcoin, praticamente me li sogno la notte, li guardo la mattina, la sera, durante il giorno, sono veramente sottissimo per i grafici, per gli indicatori, e quindi ho un canale in cui faccio prettamente analisi tecnica, per cui guardo il prezzo e cerco di, insomma, dare una mano e dire: in questo momento potrebbe salire, potrebbe scendere, attenzione, un buon momento per comprare o per vendere. Ecco, questo è sostanzialmente il riassunto. Bene, Fede, guarda, siamo più o meno sulla stessa lunghezza d'onda, quindi, perché tra Perfetto, una cosa e l'altra, alla esattamente. fine, anch'io mi trovo spesso a smanettare con i grafici e pertanto, guarda, mi fa piacere che oggi ci possiamo confrontare, insomma, facciamo questa, io la chiamo analisi a due teste, quindi guardo il grafico io, poi lo faccio guardare a Sì, te, sì, sì. ci scambiamo i punti di vista, vediamo se la pensiamo allo No, no, mi stesso fa piacere ogni modo. tanto trovare qualcuno con cui parlare di queste cose, perché andando in giro e parlando di candele giapponesi o nuvole di Ichimoku, magari qualcuno potrebbe guardarti un po' Sì, ti male. prendono per Quindi è pazzo sempre bello trovare qualcuno furioso. con cui parlare. Ti Esatto. capisco benissimo, guarda, non è proprio uno di quegli argomenti di conversazione di tutti i giorni, sai, quindi Sì, ci esatto. sfoghiamo qui, ci sfoghiamo qui. Esattamente. Bene, guarda, io partirei, terrei una struttura molto simile ai miei soliti live, ovvero all'inizio ti condivido con te alcune delle ultime notizie, degli ultimi trend, ti chiedo un po' che cosa ne pensi, insomma, commentiamo un po' dal punto di vista macroscopico quello che sta accadendo in Bitcoin e nelle cripto in questo periodo. Poi vado a prendere un po' di domande dal nostro pubblico che sono sempre fantastici, sono carichi come non mai e hanno Meraviglioso. sempre una quantità di domande da volare via, quindi ci facciamo ispirare da loro. Cardano? Ho sentito Cardano. Cardano, l'hai sentito? Bene, me ne vado, ciao, ci Sì, ho vediamo sentito domani. Cardano. No, scherzo. No, e poi alla fine facciamo questo bel palleggiamento di grafici, quindi ci guardiamo Bitcoin, Ethereum, magari ne prendiamo altre due o tre su suggerimento di chi ci segue, quindi mi raccomando, belli gasati, belli carichi. Allora, Fede, io ti faccio subito una domanda così a bruciapelo, ovvero, che cosa ne pensi Sono tu fidanzato. di questi ultimi trend del momento, quindi in primis della DeFi e del mondo NFT, cioè tu sei uno che segue i trend anche del mondo altcoin oppure di solito tu rimani su Bitcoin e sulle principali cripto per operare appunto dal punto di vista di trader e basta?
Allora, io ho iniziato nel 2017 in questo mondo e credo che ci sia una tendenza, quando si entra in questo mondo qua, si cerca un po' l'altcoin su cui scommettere per fare il moltiplicatore impressionante in 3 giorni, ok? Quindi ci sono centinaia di progetti, ognuno con un logo più bello dell'altro, un white paper più bello dell'altro, una supply più bassa dell'altro. E quindi insomma si iniziano a lanciare un po' di soldini qua, un po' di soldini là, un po' di soldini qua. Questo è di solito quello che accade, dimmi se sei d'accordo, quando bene o male si entra in questo mondo, per cui c'è il bull market, tutto schizza non lo so, 100% nell'arco di qualche settimana e quindi uno dice FOMO assoluta, devo salire sul treno che è Ti già partito. Sei d'accordo con capisco, me? guarda, ti capisco benissimo. Quindi io sono partito in realtà investendo nelle altcoin, per cui tanto è vero che nel 2017, quando sono partito col canale YouTube, facevo analisi di altcoin, per cui prendevo alcune altcoin che tra l'altro oggi di cui nessuno ha più sentito parlare, prendevo e facevo l'analisi, dicevo il white paper, la supply, tokenomics e tutto il resto. Poi questo trend un pochino nel 2018 ti sarai accorto, è successo qualcosa nel mondo delle alt, sostanzialmente tutto è andato giù del 95% e quindi mi sono un po' spostato sul cercare di capire un po' cosa fosse successo, quindi guardando un po' i grafici. In questo momento siamo in pieno bull market, quindi Bitcoin, credo tu sia d'accordo con me, rispetto a una ciclicità abbastanza tutto sommato precisa, ogni 4 anni. A seguito dell'halving scatena un bull market nei successivi 18 mesi, quindi 2013, 2017, 2021 siamo in pieno bull market, piena FOMO e quindi ce lo godiamo con la consapevolezza che finirà, ecco, E quindi io ti faccio una domanda provocatoria, cioè secondo te quando finirà? ma allora, se guardiamo quello che è successo in passato, che è l'unica cosa che possiamo tenere in Momento considerazione. sfera di Sì, cristallo. momento sfera di cristallo, sì. Ma allora, di solito il bull market si conclude negli ultimi mesi dell'anno, per cui è stato così nel 2013, c'è stato un doppio top, però la conclusione del bull market è stato a dicembre o novembre, se non sbaglio, 2017 dicembre, e quindi supporrei che questo bull market possa andare avanti fino a dicembre 2021. Adesso si parla, sicuramente l'hai sentito, il super cycle sarà un super cycle, durerà 5 anni, Bitcoin non si fermerà mai, andrà su a 30 trillion. E invece, allora io ricordo che nel 2017, quando Bitcoin è passato da 10.000 a 20.000 nell'arco di qualche settimana, più o meno c'erano le stesse voci, per cui si parlava anche lì di un super cycle, si parlava degli istituzionali che erano entrati, che non avrebbero fatto scendere il prezzo, poi insomma sappiamo un po' quello che è successo nel 2018. Quindi per rispondere alla tua domanda, immaginerei fino a fine anno, ecco. Questo non vuol dire che Bitcoin debba salire continuamente senza mai ritracciare. Ecco, ci saranno dei pullback, dei ritracciamenti sani. Che E ad esempio, dici? secondo te, questi ultimi ritracciamenti che ci sono stati, cioè, sono considerabili di fatto ritracciamenti oppure sono soltanto dei piccoli, come dire, inciampi durante comunque una fase di estensione? No, beh, allora, l'ultimo ritracciamento che abbiamo fatto dai 62.000, se non sbaglio, fino ai 50, qualche giorno fa, e Bitcoin ha rispettato perfettamente un livello che è lo 0,61 di Fibonacci, per cui ha ritracciato verso la Golden Pocket, giusto per semplificare. Quando Bitcoin sale, quindi fa un movimento impulsivo rialzista, poi a un certo punto affronta una fase di ritracciamento e di consolidamento. E di solito ritraccia sul livello dello 0,5 o dello 0,61. E in questo caso è stato proprio lo 0,61, quindi un ritracciamento a tutti gli effetti e una conferma del trend che rimane, a mio avviso, rialzista. Ecco. Tu lo usi molto Fibonacci per andare ad analizzare eventuali punti anche operativamente, proprio per andare a posizionare degli ingressi. Tu lo utilizzi, ti trovi bene con Fibonacci? Ah, è un tipo simpatico, comunque ogni tanto ci ho preso qualche caffè. Tutto sommato sì, no, beh, allora è uno strumento un po' complesso, però lì è sempre a capire dove va a posizionare questi livelli, no? Se devi prendere il corpo della candela, se devi andare Alla fino a tutta shadow. la shadow o meno. Esatto, non è esattamente semplicissimo capire come utilizzarlo.
Però lo metto tra gli strumenti che utilizzo, ecco, questo sicuramente sì. Tu lo usi, per Ma esempio? guarda, io lo uso, ma tendo a dargli un'importanza un po' secondaria, nel senso che lo vado ad aggiungere, cioè magari io prima vado a valutare la price action guardando il grafico nudo, tra virgolette, quindi vedo i livelli di prezzo importanti, supporti, resistenze, cluster, zone comunque di potenziale domanda-offerta e poi magari ce lo vado a sovrapporre per dire, sa, andiamo a vedere se ci va a cascare dentro anche magari un livello chiave, lo 0,61 di Fibonacci, lo Sì. 0,5, E confluenza e via, mi convinco ancora di più di quello. long leva Il long leva 100, 100 senza chiaro. stop loss, E via. assolutamente, quello is the way. E adesso io comincio a prendere qualche domanda perché loro nel frattempo ci ascoltano e ci chiedono, così li facciamo partecipare. Qualcuno ha chiesto di Cardano. Qualcuno avrà chiesto sicuramente di Cardano, ma per quello si può aspettare. E allora, basta guardare il grafico mensile, dicono, ancora nessun ritracciamento praticamente. In effetti, se andiamo a vedere il grafico mensile, a me fa quasi paura, sai? Ti dico la mia sincerissima opinione. Una, due, tre, quattro, cinque, sei candele verdi, tutte piene, tranne quella del mese scorso che ha una shadow abbastanza importante e quindi insomma direi che l'estensione è innegabile. Tu che time frame usi di solito per fare le tue analisi? Ma allora, per esempio, riguardo alla chart mensile, tutti parlavano di marzo, ti ricordi, no? Sì. Marzo solitamente un mese bearish, poi a febbraio c'era stata, forse a gennaio c'era stata una shadow, una candela ribassista, no? Quindi ci si aspettava un po' che febbraio e marzo fossero ribassisti. E è arrivata sostanzialmente un'altra candela verde a marzo, aprile invece è storicamente un mese rialzista. Perché pensa che la performance media di Bitcoin ad aprile è del 51%, più 51%, quindi questo vorrebbe dire vedere un Bitcoin entro fine mese a 80.000 dollari Pazzesco. all'incirca. Che time frame uso in realtà? Io consiglio sempre per l'operatività di utilizzare due time frame. Dimmi se sei d'accordo anche tu, nel senso che se ricerco posizioni long e voglio operare intraday, per esempio, sul time frame dei 15 minuti, voglio vedere che il time frame superiore, può essere quello orario o quelle delle 4 ore, è rialzista. Quindi magari anche tre time frame. Quindi se sul giornaliero siamo rialzisti, sulle 4 ore siamo rialzisti, perfetto, allora voglio comprare il ritracciamento sui 15 minuti. Questo è per esempio come opero io con diversi time frame. Guarda, mi Sei trovi d'accordo? al 100% d'accordo e mi ci rivedo proprio perché anch'io, io di solito ne affianco due, tre inizio a fare un po' fatica, inizio a confondermi, a fare del gran casino, ma due, io di solito affianco il settimanale al giornaliero perché io tendo poi a operare su, insomma, su delle posizioni non rapide, non ad alta frequenza. Ultimamente sto giocando un po' anche con l'intraday con risultati molto altalenanti, ma io rimango più ferrato ovviamente sul cosiddetto swing trading, chiamiamolo, quindi di medio Sì, periodo. E di chiaro, fatto, esattamente come te, vado a chiaro. inquadrare la struttura sul time frame settimanale e poi vado a vedere poi la price action e il setup specifico sul time frame giornaliero, conscio ovviamente della struttura che ha alle spalle per evitare di andare contro trend o se proprio voglio andare Certo. contro trend per proteggermi in maniera abbastanza aggressiva, evitando di rischiare di vedere delle perdite accumularsi. Quindi sicuramente Sì. mi trovi assolutamente d'accordo. E al momento la tua operatività, quanto, perché prima abbiamo parlato di altcoin, no? Di quanto abbiamo iniziato nella nostra carriera da criptofolli a giocare con le altcoin, che è una cosa che appunto abbiamo fatto tutti. Io ogni tanto ci ripenso, ci rido su perché insomma sono stato il re degli shitcoiner nel 2017. Adesso Anch'io, ce l'ho ancora la guarda, backpin. allucinante, non mi far pensare tipo a Neo, a Komodo, a Golem, a Lisk. Il peggio ce l'ho io, secondo me. Ah, guarda, c'è un elenco che Ion io l'ho comprato a 20 dollari. Adesso credo che stia a 30 centesimi. ottima performance. Beh, ma guarda. Però aspetto, secondo me all time high ci torna. Secondo me ci Dici, torna. by Quindi the dip Ion allora. holder, ti do una speranza. Buy the dip. La legge del bag holder, ma adesso invece, Esatto, la legge del buy the dip, esatto, sempre esatto. always buy the dip. Ma adesso invece
Cioè, quanto della tua operatività di fatto verte sulle altcoin e quanto su Bitcoin e magari Ethereum? Cioè, tu adesso praticamente fai quasi esclusivamente trading, no? Mi dicevi, non fai più, cioè, o meglio, magari in misura minore, investimento a lungo termine. No, beh, sì, ho una parte del portafoglio investita a lungo termine, anch'io faccio una sorta di swing trading, per cui provo ad accumulare Bitcoin durante i dip, durante i ritracciamenti, e poi in qualche modo cerco di vendere nel senso, quando è molto sovraesteso o azzeccare il top o comunque poco dopo il top, quindi faccio un po' di swing trading. Poi un'operatività giornaliera e faccio sia discrezionale, per cui sto davanti al grafico e guardo adesso sale, adesso scende, o altrimenti utilizzo anche dei bot, delle automazioni che posso anche affiancare alla mia operatività discrezionale. Ecco. Però sulla tua domanda, tendenzialmente guardo tante chart, quando vedo un'opportunità provo a tradare la chart. Bisogna anche vedere se uno vuole accumulare Bitcoin o accumulare USDT, perché sembra strano a dirsi, ma se si vuole battere il dollaro, Bitcoin potrebbe essere già uno strumento più che sufficiente, nel senso che Bitcoin registra da quando è nato una performance media annua praticamente del più È pazzesco. 230%, ok? Quindi è l'asset più performante del decennio e fa in media più 230%. Gli unici 2 anni negativi sono stati 2014 e 2018, come ci ricordiamo. Quindi suona strano, ma se si vuole, a mio avviso, nel lungo termine battere il dollaro, Bitcoin è più che sufficiente. Se si vuole invece provare a battere Bitcoin, bisogna trovare un po' l'altcoin bollente. Ecco, per esempio, Chainlink ha una chart che è molto promettente, è sempre stata molto promettente contro Bitcoin. Polkadot, Aave, tutte un po' le cripto della DeFi sono bullish contro Bitcoin. Adesso anche Ethereum, nelle ultime settimane, sta diventando bullish contro Bitcoin. Io sono molto bullish su Quindi Ethereum, ecco, penso che farà molto molto bene. mi sembra di aver capito che ho davanti un altro del clan che opera, che guarda i grafici delle alt contro Bitcoin, giusto? Sì, ecco, tendenzialmente sì. Cerco di trovare qualche alt che esplode, ogni tanto le alt fanno degli spike incomprensibili e quindi provo ad accumulare quando è basso, metto un take profit e Ma a aspetto. questo punto io Diciamo che ti faccio un'altra domanda super provocatoria, ma di cui voglio prendere appunti anch'io. Cioè, come fai? Tu dicevi, io cerco l'opportunità, no, nell'altcoin. Io ti chiedo a questo punto, come fai a filtrare, a fare una sorta di screening su quali altcoin andare a seguire e su quali eventualmente entrare? Cioè, quali sono i criteri che utilizzi? no, in realtà trado sempre le stesse, cioè ne seguo una decina che hanno delle chart interessanti. Interessanti vale a dire che fanno una fase di accumulo e poi fanno uno spike al rialzo. Ce ne sono un po' di queste coin, per esempio Chromia, Perlin. Se tu guardi queste chart, o MiseGo, hanno delle fasi di accumulo e poi hanno degli spike verso l'alto, anche Navcoin per esempio, e quindi io tendenzialmente continuo a tradare le stesse coin sempre con la stessa strategia, quindi accumulo al ribasso, se poi scende ancora continuo ad accumulare e poi aspetto lo spike e il È una take strategia da Dogecoiner, lasciami dire, in sostanza. profit. Sì, ecco, funziona se non usi la leva, per cui se sei spot, e se mantieni una dimensione del size piccola, per cui io posso stare in posizione anche per giorni, per settimane, in attesa dello spike che mi porta via il take profit, ecco. Sì, perché di fatto vai a cercare la cosiddetta simmetria tra rischio e rendimento, cioè tu contieni il rischio alla tua posizione iniziale con spot, comunque con size contenuto, e dici giustamente, beh, se mi fa lo spike, tanto di guadagnato, se non lo fa, pace, ho perso comunque cioè la perdita comunque è ridotta. Sì, esatto. Come dici giustamente tu, una strategia del genere funziona perché è una strategia senza stop loss, ma solo se mitighi il rischio con una size molto Chiaro. piccola. Per cui anche se c'è un drawdown importante,
non mi interessa perché io ho allocato lo 0,5% del mio portafoglio complessivo, ecco. Chiaro, correttissimo. E qui qualcuno vedo che chiede di Stellar, dice io holdo Stellar ed è una tortura, il grafico pare ottimo ma non si decide a muoversi, è diventato una stablecoin, gli dareste un'occhiata? Ma sì, diamogli un'occhiata. Cosa tu... Tra l'altro Stellar, sì, anch'io sono un holder Sì, disperato eh? di Stellar, ma sì, mi piaceva il razzetto, poi l'hanno tolto, maledetti. Stellar, per esempio, tra l'altro una persona commentava sotto il mio video che era un residuo bellico, mi era piaciuta sta definizione. Com'è che l'ha commentato? Come un residuo bellico, nel Allora, ogni tanto ti senso ingrandisci, ti devo Stellar anche è residuo. rimpicciolire. Aspetta, non so come mai. Aspetta, dimmi quando vuoi condividere il tuo schermo, il tuo grafico, che così io te lo metto in evidenza. Sì, Stellar, fammi vedere un secondo. Ma sì, Ci qua ci sei? sono. Allora, Ma tac. facciamo una roba un po' semplice. Sì. Questo è contro USDT, giusto? Sì. Sì, Sì, Stellar USDT. Sì. di fatto non è brutto il grafico, però No, correggimi se infatti. sbaglio, è un po' figlio anche dei pump di Bitcoin, no? Questo andamento. Sì. Ma allora, intanto bisogna capire se si intende, se si usano le altcoin per accumulare Bitcoin, guadagnare sul dollaro, perché Stellar ha per esempio una chart che è rialzista contro il dollaro, ha degli spike e delle fasi successive di accumulo. Quindi in questo momento siamo direi in una fase di accumulo, quindi mi aspetterei un nuovo spike di Stellar, probabilmente andare a mangiare il precedente all time high intorno ai 60 centesimi. Quindi Stellar contro il dollaro è rialzista. È chiaro che bisogna vedere che performance ti aspetti. Stellar non è una di quelle cripto che è calde in questo momento, che ti può fare magari come alcune cripto nell'ambito NFT o nell'ambito DeFi, che possono fare veramente numeri impressionanti. Tuttavia ha una chart, io direi promettente sul daily. È un progetto vecchio, quindi in qualche modo sicuro, per cui c'era addirittura nel bull market del 2013, quindi tendenzialmente mi aspetto un'ulteriore salita. Se guardiamo qualcos'altro, abbiamo potenzialmente Vedo, un, tu vedo. dimmi se vedi sempre, eh? Abbiamo potenzialmente, proprio banale, un incrocio del MACD che è un incrocio che sembra essere bullish, quindi forse la fase di accumulo si è conclusa con questo incrocio, e un RSI che è sopra il livello dei 50, per cui tendenzialmente la chart di Stellar contro USDT è bullish. Se guardiamo, vediamo un po' XLM, Eh BTC, è sì, tutta cambia un un'altra po'. Io storia. ce l'avevo sotto prima, ho visto che è abbastanza È tutta, diversa. sì, è molto choppy. Questa per esempio è potenzialmente una chart tra quelli che fa una fase di accumulo e poi fa degli spike, quindi tendenzialmente se tu accumuli al ribasso e poi ti fa lo spike che ti porta via take profit. È chiaro, bisogna sempre stare molto attenti, però in questo momento contro Bitcoin vedi semplicemente le medie mobili sono ribassiste, quindi non è molto promettente, ecco. Ho notato che hai il grafico in scala logaritmica, o sbaglio? Sì, è log scale, sì. Tu No, utilizzi la scala logaritmica, quindi ti trovi bene con quella? allora, in realtà per guardare grandi time frame credo che sia necessario, D'obbligo, perché sì. Bitcoin visto sulla scala lineare è una roba che non ci credi. Sì, ti Cioè, scompare lo storico, ti scompare del tutto. ti esce dallo schermo, esatto. E quindi no, è necessario sul time frame guardarlo. In realtà sui time frame brevi non cambia molto la chart. Io tengo tutto per comodità sul log, però è quasi uguale la scala lineare, credo. Tu cosa usi Io uso invece? sempre solo la lineare, ma perché poi, beh, come dici tu, ovviamente, se uno vuol fare un'analisi raffrontando magari l'andamento negli ultimi tot anni, è assolutamente fondamentale il logaritmico, proprio per avere una scala unica su tutto il grafico. Però di solito, visto che io opero comunque col settimanale e col daily nell'ultimo periodo, di solito mi limito alla lineare proprio per inquadrare comunque soltanto gli ultimi Sì. mesi, peggio, cioè al massimo massimo l'ultimo anno. E invece come dal punto di vista degli indicatori, tu quali indicatori applichi ai grafici? Quali utilizzi di solito per fare le analisi?
Allora, chi mi segue lo sa, nel senso che io utilizzo, questa è la chart di Bitcoin sul wiki, con alcuni degli indicatori che io utilizzo. Giusto per fare una distinzione che credo sia importante, ci sono indicatori che sono lagging e ci sono indicatori che sono leading. Per cui lagging indicator sono le medie mobili, per esempio, per cui il prezzo si muove e le medie mobili di conseguenza si muovono. Mentre ci sono anche gli altri oscillatori, l'RSI, il MACD, lo stocastico, sono tutti lagging, per cui si muovono dopo il prezzo. Mentre ci sono alcuni indicatori, sono molti di meno, che sono leading, per cui provano a dirti in anticipo dove andrà a finire il prezzo. Okay? In particolare io utilizzo i livelli pivot, non sto qua a dirti come si calcolano i livelli pivot, è abbastanza complesso, però apertura mensile, chiusura mensile, insomma è un po' complicato, però arrivano poi, vengono fuori dei livelli orizzontali che in qualche modo rappresentano dei livelli di supporto. Di resistenza statici per Bitcoin o per la cripto che volete analizzare, ok? Quindi mettendo insieme magari delle medie mobili con questi leading indicator, secondo me può venire qualcosa di interessante. E, per esempio, ti faccio vedere. Questa è per esempio la chart di BTC su settimanale. Allora, il livello pivot, la vedi questa linea Sì. bianca che c'è qua? È il punto di supporto barra resistenza principale dell'anno. Okay? Quindi se il prezzo è sopra il livello pivot vuol dire che siamo rialzisti. Se il prezzo è sotto il livello pivot vuol dire che siamo ribassisti. Okay? Se siamo sopra il livello pivot possiamo aspettarci di arrivare ai livelli di resistenza, per cui R1, R2, R3, R4, R5, no? E quindi questi dovrebbero essere i take profit. Teoricamente potrebbero essere utilizzati come take profit, per cui tu apri un long e prendi i profitti ai livelli di resistenza. Per esempio, in questo momento, come tu vedi, noi siamo, in questo momento il prezzo di Bitcoin sul settimanale è in prossimità del livello R3. Quindi, anzi, direi che qualche settimana fa ci siamo fermati L'ha quasi sfiorato. precisamente in corrispondenza. L'ha sfiorato, esattamente, l'ha sfiorato. E se tu guardi quanto accaduto nel 2017, quindi durante l'ultimo bull market, non che necessariamente debba accadere la stessa cosa, ma per Un avere una riferimento. indicazione, vediamo un po', qua è tutto lagging, vedi? Ok, Sì. nel 2017 Bitcoin ha raggiunto il livello R5, esattamente intorno al mese di maggio, giugno, ok? E il livello R5 al tempo si trovava a 2600 dollari, 3000 dollari. Che bei Infatti, io momenti. ricordo che molti dicevano: attenzione, bull market finito, siamo pronti a un bear market, siamo pronti al ritracciamento. Poi Bitcoin ha fatto sto scherzetto: ha fatto un ritracciamento in corrispondenza delle 20 settimane. Questa linea verde sono le 20 settimane, e poi è andato su praticamente a non so. Fare un per 4 per 5 rispetto al prezzo di prima. Quindi in questo momento, non so se tu sei d'accordo, la mia paura principale in questo mercato è quello di uscire troppo presto. Perché purtroppo se vendevi nel 2017, se vendevi a 3000, è vero che facevi un bel profitto, magari se avevi comprato prima del precedente all time high. Tuttavia poi non riuscivi più a rientrare, non saresti più riuscito a rientrare in Ah profitto, sì. perché avresti dovuto comprare, se eri bravo, compravi nel bottom del bear market, che poi è stato 3100, no? Quindi può essere che Tanto questa fase pazzesco di lì, l'S1 ha, cioè, ha veramente corrisponde al bottom esatto. esatto. E quindi funziona così, cioè quando siamo, vedi che il 2018 parte con il prezzo sotto il pivot, dobbiamo aspettarci che arrivasse intorno all'S1. Tra l'altro qua Pazzesco. l'S1 era anche in confluenza con quella linea gialla che vedi, che sono le 200 settimane, e quindi un mega supporto, Pazzesco. ok? E quindi così, quindi possiamo aspettarci, cioè sarebbe veramente impressionante, però possiamo aspettarci, se il passato dovesse ripetersi, che Bitcoin potrebbe arrivare al livello R5 nelle prossime settimane. Ok, che si trova a simpatici 96 mila dollari. Ok, e poi potremmo fare un bel overshoot, magari intorno ai 300 mila. What do you think? Ti pago la cena se succede, dai, facciamo così. Tanto Ah sì, comodi, ormai. comodi, sì, dai. Però
però ecco, tendenzialmente io temo di uscire troppo presto, questo è quello che temo. Ma è una bella paura. In effetti è sempre lì, no? Da un lato c'è un po' la paura dell'estensione del grafico, e comunque se magari uno ha anche una posizione di una certa dimensione, ha fatto un bel profitto, dire caspita, un po' di profitto, cioè sono troppo tentato dal portarmelo a casa, però dall'altro lato c'è proprio quella FOMO lì, no? Di dire porco cane, però se adesso davvero fa un altro bull market del genere, mi perdo la potenziale perdita, il mancato profitto va a finire che poi mi mangio le mani, mi fa mangiare le mani, quindi c'è sempre un po' questo dubbio. Io per come sono fatto sono più sul side cauto, quindi io tendo a proteggere sempre anche in anticipo le mie posizioni, e col rischio poi di pentirmene, per l'amor di Dio, perché se poi di fatto fa l'overshoot io ho perso una parte di profitto. Ovviamente non sarei mai così folle dal chiudere totalmente la mia posizione su Bitcoin, perché quello non è mai successo e credo mai succederà, fin tanto che comunque io credo in Bitcoin come asset di investimento sul lungo termine. Però la protezione, ecco, a me è... Che dire, quando vedo un'estensione del genere, vedo dei multipli, dei 10 per nel giro di poco tempo, io la difesa non riesco ad abbassarla. Sono fatto così, tengo alta la guardia e faccio molta molta attenzione. E infatti anche è interessante confrontarci anche sotto questo punto di vista, perché insomma io avrei bisogno ogni tanto di qualcuno che la pensa diversamente da me, che mi dice ma guarda che potrebbe anche succedere questo, ma attento che c'è anche questa possibilità. Insomma, questi confronti sono utili, credo, anche per questo, perché di fatto sentire solo un'idea, uno ci si affeziona. Sono un permabull di solito, cioè sono talmente bull che mi spuntano le corna ogni tanto quando mi alzo la mattina. Però ecco, credo che una buona prassi sia quella di mettersi d'accordo. Eventualmente, allora, è impossibile comprare Bitcoin a 3.000 e portarlo su a 200.000. È impossibile, chiaro. Anche perché credo che si impazzisca, ok? Pertanto, come è intelligente entrare gradualmente con dei pack, tutti fanno i pack, no? Di ingresso, però potrebbe essere altrettanto intelligente avere dei pack di uscita, nel senso che andiamo sopra i, non so, troviamo dei livelli 70, 80, 90 mila, iniziamo a fare un pack di uscita, per cui inizio a prendere i profitti, non necessariamente tutti di botto, ma esco, non so, inizio magari a togliere il capitale che ho investito e il resto vedo come va, oppure esco gradualmente. Sì, sì, mi sembra, guarda, di fatto io sono contro agli all-in e agli all-out, nel senso che comunque andare a concentrare una posizione in un unico ingresso, in un'unica uscita, vede sempre comunque un livello di rischio abbastanza importante e che secondo me potrebbe non valere la candela. Cioè, di fatto è un peccato essere esposti solo da una parte, quindi bisogna sempre trovare un po' quella forma di equilibrio tra l'essere dentro e l'essere fuori, quindi magari appunto andare gradualmente a fare degli ingressi per abbassare il prezzo medio di carico, si realizza un profitto, è un peccato lasciarlo sul tavolo quel profitto lì del tutto, perché non si può prevedere il futuro, sì, siamo bullish sul lungo periodo e quant'altro, però non è un crimine difendere un po' dei profitti fatti, quindi una parte di quei profitti lì, ci sono tante strategie tra l'altro di uscita, di protezione delle posizioni e quant'altro, una parte di quei profitti lì io la difendo, la incamero e nel frattempo se Bitcoin continua a salire godo lo stesso, perché non sono fuori del tutto, se Bitcoin corregge no, mi dispiace lo stesso perché ovviamente la grande parte della posizione è ancora dentro, però almeno una parte di profitto l'ho messa, me la sono messa in tasca e l'ho messa sul tavolino. Ma al di là invece del trading su proprio così finalizzato al profitto, nel senso dell'osservare i grafici, fare analisi e fare di fatto trading, tu impegni anche parte del tuo capitale su piattaforme di rendita, oppure di quello te ne freghi alla grande e ti concentri soltanto sul trading? Allora, in realtà proprio poco, ne faccio di staking, ne faccio proprio poco. Ho un account su crypto.com, per esempio, ho qualcosa in staking lì, però credo che siano cose che tu hai trattato ogni tanto come strategie un po' più speculative di rendita passiva.
Utilizzo dei trading bot che in qualche modo sono una rendita passiva. È chiaro, devi avere un po' di competenza, devi Certo. capire quello che sta accadendo, per cui non sono dei plug and play, però come rendita passiva metto il mio capitale e ho dei trading bot che provano, insomma, a lavorare per me, quindi anch'io cerco di far lavorare passivamente il mio denaro, ecco, le mie Però la cripto. parte principale è sempre attiva, se non erro, giusto? Cioè la guidi tu, la muovi tu con le tue analisi. Sì, poi in realtà, sai, questi bot qua, poi magari una volta li approfondiremo, che sono molto interessanti. Tu puoi impostare questi bot sulla base di strumenti di analisi tecnica, per cui tu puoi dire al bot: quando Bitcoin è oversold, quindi è ipervenduto sui 15 minuti e è un buy sull'orario, compra. Quindi tu puoi inserire la tua, tra virgolette, competenza Sì. analisi tecnica all'interno di queste strategie qua. Sì, vai a cablare di fatto delle strategie all'interno di un bot che ti toglie la componente emotiva, ti opera di notte, ti sta a vedere i grafici tutto il giorno e quindi ti toglie un bel peso di fatto. Però sai, per come la vedo Sì, è io, chiaro che bisogna capire quello che sta esatto, cioè a succedendo. volte il bot non arriva mai alla competenza umana, nel senso tu comunque con la tua esperienza, col tuo occhio, col tuo saper fare le analisi, magari sia vero, ci sono certe condizioni sugli indicatori, sulla price action e quant'altro, però vedi una cosa che magari a un bot può sfuggire, perché è difficile poi tradurre tutto in codice e dire veramente qualsiasi cosa al bot. Qui ti chiedono che parte del tuo capitale fai gestire ai bot, quanto in percentuale più o meno? Ma potrebbe essere un Vabbè, però. 20%, ti direi un 20%, Non male, non male. più o meno 20%, sì. Però sì, come dicevi giustamente tu, il bot non richiede necessariamente che l'intervento umano non ci sia. Io spesso intervengo manualmente, per esempio. Utilizzo una piattaforma che è open source, potete usarla a tutti, si chiama Tricommas. Conosco. Per cui è una bella piattaforma che permette di fare tante belle cose. E è un po' complesso, ovviamente bisogna capire un po' di analisi tecnica, bisogna capire quello che sta facendo, non si può entrare ad attivare il primo bot e aspettare di stampare denaro. Ecco, bisogna acquisire un po' di competenza, però è un bel mondo, Sicuramente è è un una bel forma di mondo. diversificazione. Io penso che poi per ottenere un buon rendimento anche sul lungo periodo sia interessante, sia utile soprattutto diversificare. Quindi magari tu allochi una parte del tuo capitale a un bot che lavora in un certo modo, una parte la allochi alla tua operatività in prima persona, magari una parte la lasci su piattaforme di rendita, DeFi, CeFi, eccetera, una parte la lasci in holding banalmente, insomma, diversificando un po' si sa che comunque se da una parte c'è una perdita, un errore, una qualsiasi cosa, non ti va a dare una legnata all'intero portafoglio. Compartimentare il portafoglio, secondo me, è sempre assolutamente cosa buona e giusta. Questa è scuola crypto gateway, Esatto, questa. troppo Questa è scuola noioso, crypto cauto, gateway. proprio io. Se c'è una persona noiosa sono io. Non so come mai mi seguono tutti. Dai, leva centro, leva centro e via. Esatto. Adesso è un buon momento per andare short, leva centro, Ottimo. secondo me. Se si vuole farsi liquidare nel giro di 5 Non sono secondi. consigli finanziari, Allora, stavo esatto. guardando un po' di domande, nel frattempo vedo che molti conoscono Tricommas, tra l'altro, ma di fatto è una delle piattaforme di trading automatico più famose in assoluto, più conosciute. E effettivamente vale la pena, io mi sento di dire, sempre per fare il cauto noioso, che ormai non ne potrete neanche più, che se ci si affida comunque a una piattaforma automatica, caspita, va scelta bene, non bisogna fare i taccagni e dire, sa, aspetta che uso quella lì che è più Sì, cheap, costa meno, che poi se te la hackerano, sono veramente cavoli e è veramente una brutta, brutta situazione. poi scusami, un'ultima cosa su Tricommas, visto che in realtà non fa solo bot, è più una piattaforma di trading, di trade management. Per esempio, prima parlavi di salvaguardare i profitti, no? Per esempio, Tricommas ti permette di includere un trailing take profit, per cui tu vuoi dire Bitcoin, se Bitcoin mi va su a 70.000, non prendere i profitti a 70.000, ma attivami un trailing take profit, per cui io salvo quel livello, poi se va su lui continua a Ah, tenere il interessante. profitto e poi quando ritraccia di un certo livello
lui esce, quindi in qualche modo ti salva il profitto che hai preso e ti dà solo l'upside. Interessantissimo. Sì, 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 è un trailing stop al contrario, fondamentalmente, che anziché operare sul ribasso, opera sul rialzo. Sì, sì, è un trailing take profit, sì, sì, che è molto utile, soprattutto con le coin che ti ho fatto vedere prima, che alcune sparano verso l'alto anche magari del 20-30-40% nell'arco di poche ore. Con un trailing take profit riesci a prenderti molto di più rispetto a posizionare un take profit magari al 2%. Sì, sì, di fatto ottimizza perché non rischi di... cioè, o meglio, ti abbassa la probabilità di uscire troppo presto, ti minimizza quella probabilità lì e quindi è... Sì, sì, esatto, quindi migliora il rapporto rischio-rendimento. Esatto, ottimo. E invece per quanto riguarda un discorso di investimento a lungo termine, tu come ti comporti? Nel senso, quella parte che tu hai allocata sul lungo termine, tu continui a fare un pack, nel frattempo hai qualche strategia di accumulo, hai qualche strategia di uscita o di difesa, come ti comporti da quel punto di vista lì? No, allora, mi piace guardare sempre le chart un po' cicliche su Bitcoin, per cui sempre sperando che quanto accaduto in passato, bene o male, faccia rima con quello che accadrà in futuro, ok? Per cui più Bitcoin si avvicina alla media delle 200 settimane, storicamente è un buon momento per andare a accumulare, per cui tendenzialmente le fasi di accumulo aggressive, anche se siamo in un bear market, tutti sono depressi, dicono che Bitcoin è morto, vanno fatte quando Bitcoin è vicino alle 200 settimane, perché il rapporto rischio-rendimento è mostruoso. E invece il take profit, tendenzialmente nell'arco di questo ciclo, mi piacerebbe vedere Bitcoin estendersi al di sopra delle 200 settimane per una certa percentuale. Per esempio, nel 2017 ha distanziato le 200 settimane di diverse, boh, forse... Adesso te lo dico di subito, qualche vediamo se riesco multiplo, a ricordarmi. probabilmente. Sì, cioè di qualche multiplo, qualche migliaio per cento, vediamo se riesco a, Briscoline. ecco qua, praticamente la media mobile delle 200 settimane si trovava al 1255%, più sopra, il prezzo si trovava al 1250% più sopra rispetto a Giusto questa un media pelino mobile. esteso, dai, Adesso tanto ragazzi, così. giusto un pelino esteso, esatto. Però per farti capire, in questo momento Bitcoin, povero, non è così sovraesteso perché siamo solo a un più 400, facciamo Ma 500%. che roba è? Possiamo fare By molto the dip. meglio. Possiamo fare molto meglio. Vai di pensate, vai Si di può dip. fare di più, si può fare di più. Guarda, non lo so. Adesso mi hai messo addosso della FOMO. Mannaggia te, adesso Promo, vai, mi stai rovinando. Quando verrò liquidato, ti verrò a cercare. domani ovviamente Bitcoin andrà giù del 90% e la gente mi insulterà. E quelli che hanno aperto pot long, a Guarda, maggior tu hai ragione. davanti un pirla, perché a sto punto me lo dico da solo, che ha aperto una copertura short e la sta ancora tenendo aperta, tra l'altro. Adesso ti tiro via un attimo lo schermo e faccio vedere il mio in breve, perché allora, guarda, la mia visione era questa, che ormai è anche l'ora di chiuderla, mi sa, tra poco mi toccherà, ma d'altronde fa parte del gioco. Sapevo benissimo che potevo finire a chiuderla in perdita, ma è una copertura contenuta. Io, non appena, sempre per il discorso della difesa, no, che dicevamo prima, non appena inizio a vedere qualche piccolo segno di potenziale rottura di struttura, di inversione, e quindi un indebolimento. Io Short. copro un po', nel senso, ovviamente non sono così pazzo da chiudere il long e andare short naked, ma vado comunque a coprire, anziché fare take profit, io ho questa abitudine di andare ad aprire uno short su un future di copertura con un size di solito molto ridotto, sul 5% rispetto al La leva 100 totale. però. La leva 100 c'è un Leva problema. 100 no, paura, mi fa una paura dannata. Io la leva non la uso praticamente mai, tra l'altro. Ma fallo, dura pochissimo, tranquillo. Quello è vero, Dura credo poco. che non me ne Breve ma accorgerei intensa. neanche probabilmente. Clicco Enter Position e mi arriva già la mail di liquidazione. Esatto. Mi arriva già, mi bussano Esatto. già col contratto di pignoramento della La casa. margin Bene, call, portiamo via esatto. tutto, ciao, liquidato. E comunque, appunto, io tendo sempre a posizionarmi sulla difensiva,
A volte troppo presto, perché anche ad esempio qua in quest'ultimo andamento, no, c'era stato il dump, io mi ero posizionato con la copertura short e poi di fatto ha fatto un higher high andandola a smentire. Fortunatamente c'è stata l'opportunità con questa, con questo costrutto di bottom, questo potenziale setup long qui, di chiuderla in anticipo e quindi bene o male mi sono barcamenato. Adesso stessa cosa, nel senso ho aperto la mia copertura, ha fatto addirittura il suo bearish retest, era entrato in questo canale ribassista e poi cosa fa? Va a fare un bottom, tra l'altro su uno dei livelli principali, quindi anche prevedibile sotto un certo punto di vista. Bam, è arrivata la domanda, ha iniziato a cavalcare, a galoppare, è partito, ha rotto tutte le resistenze e al momento se le sta riprendendo una dopo l'altra. Tra l'altro oggi stesso ha fatto che è qui che sta palleggiando tra questo che ormai è diventato un supporto e l'ultima zona di resistenza sopra i 59.000 e apparentemente la domanda sta avendo la meglio anche qui, perché ci aveva provato a dampare però poi si è subito scatenata e ha assorbito tutto quanto. Quindi io mi aspetto che sinceramente se continuiamo con questo registro qui, tra domani e dopodomani ci prendiamo questo pool di offerta, andiamo comunque ad attaccare i massimi e vedremo un po' che intenzioni ha. Quindi se poi ritraccerà, andrò a cercare, a meno che non ritracci con un dampone clamoroso, di andare a chiudere la copertura short minimizzando i danni. Tanto te l'ho detto, non è così grande, poi lo vedo come un take profit, non è una perdita ma è un mancato profitto, c'ho questa scusa qui. Sì, anch'io ho le scuse, ma sì, è tutta esperienza, non si perde mai. Scuse da manuale, così come quando facevo il bag holder dicevo non è una perdita se non vendi e poi continuava a scendere, giorno dopo giorno, giorno dopo giorno vedevo il controvalore del mio portafoglio sbriciolarsi, arrivare sempre più vicino allo zero assoluto. Io non ho perso niente, non ho venduto, sì. Vedrai quando vendi come sei contento. E comunque sì, scuse a parte, alla fine se andiamo a fare nuovi massimi, vabbè, mi rassegno e chiudo la mia copertura. Se andiamo a stornare, storniamo piano, sempre con prevalenza di domanda, questo è un setup long in piena regola, perché se andiamo a ritestare la zona dei 55,5, ripeto, io lo vedo come setup long, quindi brasiamo completamente la copertura short e anzi appunto se non avessi aperto nessuna posizione andrei proprio a cercare il long lì, perché è un potenziale addirittura teste spalle rovesciato, è comunque un higher low rispetto a questo e poi è semplice da gestire perché ti piazzi lo stop loss qua sotto bello tranquillo, hai un rischio discretamente contenuto e un upside alto nel caso in cui ovviamente ci fosse la prossima leg up. Quindi sostanzialmente la mia prospettiva è un po' questa, adesso questa copertura short è lì che traballa, vediamo un po' cosa mi combina Bitcoin nei prossimi giorni e in base a quello deciderò se chiuderla clamorosamente come un flop o se cercare di minimizzare i danni, però nel frattempo... Tu medi mai? Ma guarda, ti dico, io raramente, nel senso io di solito con le coperture, più che mediarle, se io poi vedo delle conferme, quindi magari abbiamo per prima cosa l'inversione di struttura, poi abbiamo il lower low e il lower high confermati, magari vado a incrementarla. Ma quello poi in ottica di dire quanto è probabile che si sviluppi un bear market, è probabile tot per cento. Ovviamente se ho solo la perdita di struttura è minima probabilità, se ho il lower low e il lower high, bassa ancora probabilità. Se poi la cosa si continua a propagare la probabilità aumenta e quindi io mi voglio coprire un po' di più per andare ad ammortizzare un po' i danni. Rimango sempre net long perché non mi capita, mi è capitato una sola volta di essere net short ma era in un momento in cui praticamente era impossibile fare altro e altrimenti io storicamente sono sempre stato net long e rimango sempre comunque più posizionato verso l'holding di Bitcoin che l'uscire, cioè io se devo scegliere preferisco rimanere più dentro che fuori che altro, a meno, ripeto, di condizioni apocalittiche. Beh, con Bitcoin ecco, è difficile, se si guarda la chart mensile soprattutto si vede, se sei long e gestisci bene il rischio è difficile insomma prendere troppe cantonate, ecco. La chart di Bitcoin sul mensile parla abbastanza chiaro. Sì, infatti nel dubbio... Anche ho preso delle mazzate con gli short pazzeschi. Sì, guardando le statistiche, gli short sono quelli che hanno fatto più male anche a me, di fatto. Perché, sì, ma d'altronde sì. Il macro è rialzista, c'è poco da fare. L'asset più performante del decennio, shortarlo, poi ci ho pensato, ma perché Federico, perché continuiamo? Vai contro trend, poi basta, magari poi, un giorno ci sarà un famigerato cigno nero, ci sarà un bear market di 2 anni,
Ed esco da tutti gli short aperti anni Esatto, prima. e va a Poi finire che... è diventato mezzo buio. Aspetta un secondo che accendo, ma. Sì, è vero, stai scomparendo un po' alla volta, lo stavo notando anch'io. Ma lo so io perché, hai aperto troppe posizioni in leva 100 per e quindi non hai più potuto pagare la bolletta. Di la verità. Esatto, sì, ho investito tutto in Bitcoin, mi hanno staccato la luce, ragazzi. Polkadot lo segui, che qui vedo tanti che fanno domande su Dot. E Polkadot, beh, nel senso il prezzo parla chiaro, nel senso che è uscito qualche mese fa. Adesso io no, non sono un espertone delle alt, per cui in particolare Polkadot conosco poco, però mi sembra che il prezzo parli molto chiaro. È super rialzista anche contro Bitcoin. Sì. Adesso in una fase di accumulo, perché sta accumulando sui 34, 33, 35. Per cui secondo me è pronto a continuare a salire. Il Guarda, prezzo tendenzialmente senza neanche compreso. farlo apposta, infatti anche noi lo seguiamo spesso in live, che mi viene chiesto pressoché ogni volta, quindi anch'io lo seguo con loro, perché di fatto poi è una coin interessante, il potenziale c'è tutto, e dal punto di vista grafico è molto ben messa, e infatti noi stavamo osservando quest'area un po' grossa, che va dai 51.500 sat ai 60.500 circa, questa gigantesca area verde, che è quella che secondo me tu hai definito area d'accumulo, perché di fatto corrisponde ai vecchi top, poi ci ha lateralizzato un attimino prima dell'ultimo movimento rialzista, ha stornato, è ritornato a pescare da lì e vedo che oggi sta iniziando ad allontanarsi ancora verso la fase repulsiva a rialzo, quindi di fatto sembra che abbia terminato ancora una fase di accumulazione e vediamo adesso se fa degli Sì, higher high, ecco, vediamo come si bisogna sempre avere comporta. credo che sia sempre giusto avere una prospettiva di lungo termine. Alcuni mi scrivono ogni tanto Ethereum, com'è Ethereum è così bloccato, Ethereum è in stallo. Ecco, Ethereum mi ricordo un anno fa, credo che stesse a 150 dollari all'incirca. Quindi con un po' di prospettiva si capisce che bisogna che questi asset impressionanti salgono, ma hanno bisogno di respirare, quindi il prezzo deve respirare, sale, prende un po' di fiato e poi continua a salire. Non necessariamente Ethereum, che tra l'altro sta provando a mettere insieme scalabilità, decentralizzazione e sicurezza, a differenza di altri progetti ad altre blockchain, credo che abbia un futuro molto positivo. Sono super bullish su Ethereum io. Ah, guarda, non dirlo a me, che se parlo di Ethereum poi mi iniziano a tacciare di essere un fanboy e hanno assolutamente ragione. Ti giro una domanda che fanno spesso a me e mi mette sempre in difficoltà, perché adesso poi te lo spiego il perché. Chiedono spesso, e l'hanno chiesto anche oggi, tra l'altro, ma qual è il tuo percorso formativo? Cioè, tu come ti sei avvicinato al trading? Come hai imparato? Hai qualche libro da consigliare, qualche contenuto, qualsiasi cosa, oltre ai nostri video, ovviamente? Allora, io non ho, nel senso, non ho un background da trader, per cui ho tutto un altro tipo di formazione, un pochino come credo tu, Sì, quindi assolutamente sì. non arrivo minimamente da questo mondo, credo però nella versatilità della professionalità, per cui sono abbastanza versatile, diciamo. Come ho imparato quello che so, ecco, non mi definisco un esperto perché se guardo indietro a un anno fa mi sentivo già bravo, se penso ad oggi, quello che pensavo un anno fa mi sembra, invece guardando, mi sembra che non avessi capito niente. Quindi mi aspetto sempre che tra un anno quello che penso oggi in realtà sono solo stronzate. Quindi sono sempre pronto a mettermi in discussione completamente perché così è un po' la mente umana, no? Soprattutto quando ci sono questi bull market, magari quando le cose ti vanno bene. Si ha la tendenza a dire, cavolo, so quello che sto facendo, sto guadagnando, che meraviglia, la strada è spianata. Ecco, quello è il momento per stare attenti. Comunque, per quello che riguarda, tornando alla domanda, la mia formazione è tutta in un altro campo. Ho letto un po' di libri, quindi consiglio dei libri, per esempio, mi piace molto l'aspetto psicologico del trading, per cui credo che la parte emotiva si chiama La Fondamentale. mente. Si chiama La mente del trader di Probo, è uno dei libri più, credo, più famosi. Si chiama La mente del trader. E questo sicuramente lo consiglio perché si focalizza forse più di altri, dove ti fanno vedere solo grafici, oscillatori, indicatori, price action, strutture, formazioni.
Questo si focalizza più sulla parte mentale, che credo che sia almeno tanto importante quanto sapere se quello è un triangolo ascendente o un testa a spalle o Forse anche di una, più, non lo sai. so, che ha sicuramente di più. Ecco, io per esempio ho trovato grande giovamento nel eliminare la parte di stress dal trading. Cioè, secondo me, se fate trading e fate operazioni e questo vi stressa, quello è un indicatore che state facendo qualcosa di sbagliato. Può essere che siete over leverage, può essere che il size dell'operazione è troppo grossa, può essere che lo stop loss sia troppo largo, può essere. Però tendenzialmente quello è un indicatore che c'è qualcosa che non va, perché bisognerebbe approcciare il trading in maniera completamente non O emozionale. magari Quindi o gestendo può un anche size, voler col tuo dire che uno piccolo sta team, troppo scusa. davanti ai grafici, perché io mi ricordo che, cioè, dei giorni che magari sto davanti ai grafici troppo, continuo a guardarli e poi mi viene da aprire posizioni che altrimenti non avrei mai aperto, e quello mi fa subito pensare: fermati, vai via, vatti a fare un giro, vai a farti una corsa, vai a berti una birra e lascia perdere i Sì. grafici. Quando inizi a parlare giapponese vuol dire che hai visto troppe candele giapponesi. Ecco, per esempio, questo è quello che succede a me. Sì, sono d'accordo con te. Stare troppo tempo davanti al computer non aiuta. Non aiuta Tu decisamente. segui i trend delle altcoin del momento? Perché qua ci chiedono tutti, secondo noi, quali sono i prossimi trend dopo gli NFT? Domanda molto difficile, tra l'altro, perché prevedere i trend è complicato, nel senso, gli NFT, secondo me, rimarranno ancora per un po' un trend, personale opinione. Poi di altri trend dopo l'NFT, io credo che ci sia sempre, non dimentichiamoci della DeFi, che è lì, non è che sparisce. Poi c'è un trend molto forte, secondo me, che sono i layer 2 di Ethereum, che secondo me adesso si sveglieranno un po' alla volta. Un po' è già priced in la cosa, perché ne ho visti pompare tanti, forse fin troppo, alcuni anche senza motivo. Le blockchain alternative, io sono un grossissimo fan, oltre che di Ethereum, sto diventando un fan di Solana ultimamente e delle applicazioni costruite su Solana. E oltre, non è l'unica, ci sono tante altre blockchain alternative, Polkadot, Kusama, sono due di esse. E quindi secondo me sono questi un po' i trend destinati a dominare, a far parlare di sé nel 2021, che non vuol dire ovviamente che pompa tutto, perché pompa tutto succede di solito quando c'è un trend che esplode di botto, non se lo aspetta nessuno, da un giorno all'altro esplode, bam, e allora accade che pompa tutto, perché è un po' una notizia improvvisa, si buttano tutti dentro, poi c'è gente che ha paura di rimanere fuori e si butta dentro dopo, e quindi quella è un po' la dinamica appunto del pump improvviso. Ma io Esatto. tendo di più a seguire, non so se ti trovi d'accordo con me, quei trend invece che sono destinati magari a durare un po' di più nel tempo, quindi da andare ad allocare magari una percentuale di portafoglio su quei trend, come al momento io sto facendo già da un po' con la DeFi, e per volerli detenere lì, non per soltanto speculare su un mese, 2 mesi. Qui mi dicono nel frattempo che sta pompando Bitcoin, vediamo un po'. Olè! No, sta pompando più 1%, ma cosa state dicendo? Ormai qua siamo tutti allo sbaraglio. No, ragazzi, ho creato un po' di È tutta FOMO. colpa tua, tu e le tue leve 100 per, Sì, adesso sì, va, sono tutti sì. rovinati, non mi seguiranno mai più. Trade to 300 che. No, mi raccomando, ragazzi, state attenti. Però la chart è bullish, niente da dire, la chart è bullish. Quindi attenzione agli short. Beh, no, E per non quanto eludere la riguarda mia domanda, infatti. la tua domanda, in realtà, allora, i trend. Il problema di quando ti arriva il trend è che il treno è già partito. Quindi questo è il grande problema. Quando scopri che c'è un trend, tendenzialmente buona parte dei guadagni sono già stati fatti. Forse la domanda era per comprare oggi delle cripto, dei token che ancora sono magari destinate ad esplodere nel lungo termine. Quindi di solito magari un trend quando ti arriva, forse i grossi moltiplicatori in qualche modo sono già stati fatti. Poi è chiaro che conviene sempre investire in un trend che continua. Sicuramente il trend dell'NFT. Io lo vedo, cioè la quantità di cose che attualmente utilizziamo nella vita quotidiana che possono diventare dei token o comunque degli asset digitali, no? Credo che sia infinite le potenzialità della tokenizzazione degli asset o anche di cose immateriali. Non so, la fidanzata magari un giorno potrà essere tokenizzata, magari.
possiamo anche La usi come sperare. collaterale per prendere Oppure, in prestito un po' di dai. meraviglioso, esatto, chissà quanto me la valutano. E poi sì, vabbè, tutto l'ambito finanziario, io penso che il treno DeFi, cioè che l'ambito finanziario sia destinato ad essere spazzato via, l'ambito finanziario come lo conosciamo oggi, per cui quei dinosauri che sono le istituzioni, le banche, il credito di non so quale paesino, credo che siano destinati un po' ad essere spazzati via da questo mondo, ecco, ci vorranno un po' di anni, quindi credo che il trend della DeFi, come dicevi tu, anche della CeFi in qualche modo sia destinato nel lungo termine a fare molto bene, ecco, perché questo è un mondo che Assolutamente va vero. svecchiato, che ha delle regole che non sono più attuali. Anche perché appunto ci sono delle opportunità pazzesche per chi vede un po', per chi conosce, per chi si sa muovere, ma anche semplicemente di investimento non speculativo, di utilizzo delle piattaforme stesse, cioè l'utilizzare le piattaforme DeFi al momento ti permette un reddito, una rendita, intendo in termini percentuali sul capitale vincolato, depositato, che non vedi da nessuna parte. Quindi, cioè io a volte trovo assurdo quando magari mi confronto, no, con altre persone sul tema dell'investimento, quindi non solo cripto, e si parla di quali sarebbero i veicoli che io utilizzerei in maniera preferenziale per andare a investire il mio capitale. E quando gli parlo della DeFi all'inizio mi guardano come un pazzo, come per dire prendi i soldi e li butti fuori dal balcone. Ma in realtà non è così, perché è vero che ci sono dei rischi, però voi continuate pure a fare i pack sull'S&P 500 e basta, finché sale va bene e poi prima o poi crolla e succede che i tuoi 2 anni di pack vanno in fumo, illudendoti del rischio zero e di always up e robe del genere. Però caspita, nel frattempo ti stai perdendo anche un'opportunità che, secondo me, se tu soppesi i rischi e i benefici, non è che siamo così lontani. Anzi, secondo me, io a volte mi azzardo anche a dire che è meglio, perché insomma, qui si potrebbe aprire poi una discussione che non finisce mai. Perché l'investire nei mercati tradizionali, secondo me, si sottostima, cioè non so se ci si vuole illudere del fatto che non ci sia rischio e che comunque sia l'investimento più sicuro che esiste perché è sostenuto dai grossi capitali e quant'altro, perché ha fatto uno storico sempre rialzista. Sì, è vero, però stiamo parlando dello storico sempre. Potrebbe sempre accadere quel caso per cui sono fallite tutte quante le banche in una volta sola, ti arriva il crollo, ti arriva la crisi improvvisa che ti brucia un sacco di profitti nel giro di poco. Quindi è anche sbagliato sottostimare i rischi nell'investimento tradizionale e sovrastimare quelli in qualcosa che magari uno conosce meno, ecco. E quindi, appunto, io cerco, no, di far passare anche questi messaggi e a volte vengo preso per pazzo, ma non lo so. Io credo che Sì, prima o sì, sì. poi arriveremo al punto in cui verrà sdoganato tutto quanto, si renderà appetibile anche alle masse, lo capiranno e poi si ridurranno in maniera drastica poi anche i profitti che si possono ottenere, perché quando arriva la liquidità, i profitti se ne vanno. Sì, sono d'accordo. Beh, va visto come un processo, nel senso che probabilmente 7 anni fa neanche sapevamo cos'era Bitcoin, adesso Sì. molte persone lo conoscono, lo comprano, sarà sempre di più in futuro. Satoshi ha voluto un halving ogni 4 anni, per cui probabilmente ogni 4 anni arriva dentro tanta gente nuova che è allettata dai profitti. Però ecco, Bitcoin, cavolo, Bitcoin ha la capitalizzazione, è uno degli asset più capitalizzati al mondo, cioè siamo sotto l'argento. L'argento è considerato un investimento sicuro. Ecco, Bitcoin sta per overtake l'argento in termini di capitalizzazione e presto andrà magari a minacciare altre aziende molto importanti o anche l'oro che si trova in prima posizione. Cioè, Bitcoin non è più la bolla dei tulipani che sale e è destinata a sparire, è destinato a rimanerci. Quindi credo che, non so, più di andare sopra i 50, i 60, non so cosa può fare questo povero ragazzo per farsi accettare dalla finanza tradizionale. Poverino, cioè si sta impegnando Ma tantissimo, ormai, ma non ne vogliono secondo sapere. me hanno lasciato perdere di provare a ostacolarlo. Hanno capito che non gli conviene. Gli conviene saltarci sopra anche loro. Mi sa. Sì, sicuramente. Chi ha l'occhio lungo l'ha Sì, fatto. direi proprio di sì. Allora, ultima domanda che ti avevo già anticipato Ma sarebbe quante ne vuoi? arrivata. Cilic.
Conosci, cosa ne pensi? Lo tradi, ci operi? Non lo conosci? Sì, no, conosco, l'ho sentito, credo di non sapere molto più di una persona normalmente informata in questo settore, però ecco, il mio consiglio è fare sempre molta attenzione se una cripto è già esplosa, ha fatto dei moltiplicatori così Guarda, impressionanti. tra l'altro, preciso preciso, come, esattamente come dici tu, iperestesa, esplosa, il trend, il boom è già arrivato, ha già fatto tipo 10 per, andiamo a vedere quanto ha fatto di più, 1800% in pochi giorni, correzione, e adesso si era compressa, avevamo visto in una sorta di range proprio per durante questa correzione e l'ha appena violato al ribasso, quindi male male io direi che va de retro Cilic, o come diceva qualcuno nel mio Sì, intimo c'è ecco. Cilic. Esatto. Aia. Ecco, ricordatevi sempre che bisogna comprare piuttosto, cioè ci sono talmente tante opportunità in questo mondo, di continuo, che se una è passata ce ne sarà un'altra. Quindi se vedete Chiliz che fa il 400% in pochi giorni, lasciatela stare. Perché non può continuare a salire continuamente. Rischiate di comprare in un momento in cui c'è una fase di accumulo o poi eventualmente un ritracciamento. Quindi io se vedo una cripto così la vedrei come un'opportunità di short tendenzialmente, quando fa una salita così estrema. Quindi non consiglierei oggi di comprare Chiliz. Mi sembra un buon progetto, mi sembra che abbia senso, il settore in cui opera è molto promettente, credo che farà bene nel lungo termine. Ma adesso acquistarla lo riterrei non corretto, Quoto ecco. al 200%, qui short ovviamente leva 100 per. Leva 100 per sicuro. Quota al 100%, infatti bisogna superare, no, questa cosa, quest'idea del voler entrare su una coin che ha già pompato, proprio perché è più rischiosa, cioè c'è meno probabilità di riuscire da qui a un mese, da qui a un tot di tempo, di realizzare un guadagno, è molto più probabile proprio comprare al top e prendersi delle legnate sulla fronte, quindi... Assolutamente, invece bisognerebbe trovare quelle che sono rimaste indietro, perché bene o male il mercato è ogni altcoin, bene o male, ha il suo momento di al suo apparizione sul palcoscenico, Sì, sì, passami il sì. termine, per cui adesso è il momento di Chiliz, lo ricordo bene, nel bull market del 2017, pompava una e tutti via a comprarla, poi pompava l'altra e tutti via a comprarla. Quindi bene o male molte delle alt, secondo me, durante questo bull market pomperanno in maniera estrema. Forse bisogna guardare chi è rimasto indietro, ecco. Per esempio, Litecoin oggi è indietro rispetto a Bitcoin ed Ethereum, perché ancora non ha violato il precedente all time high. Quindi può essere che su Litecoin ci sia un'opportunità, è un progetto vecchio, solido, che ha un senso, ok? Quindi forse Litecoin potrebbe avere qualcosa da dire. Sì, concordo, non su Litecoin personalmente, perché io lo schifo abbastanza, se devo essere No, sincero. ma nel senso lo trado solo Però per sono tradare, d'accordissimo col tuo non punto è di vista, che. cioè sul fatto che è molto meglio concentrarsi su quelle coin che non sono ancora esplose, potrebbero farlo per qualche motivo, rispetto che seguire, insomma, cercare di saltare su un treno in corsa rischiando di prenderselo sulla fronte. Ecco, questo è un po' il discorso detto in parole povere. Ragazzi, bene, Esattamente. Fede, io direi che possiamo smetterla qui. Grazie. Cosa dici? Abbiamo fatto 1 ora e 10, li abbiamo annoiati abbastanza. No, c'è Va stata bene, molta, molta va bene, attenzione e direi molta che. partecipazione, ma perché queste live a due teste piacciono proprio perché c'è confronto. Alla fine io sono completamente d'accordo sul fatto che è molto più bello sentire un po' di confronto, opinioni diverse rispetto che sempre la stessa. E infatti cerco un po' di promuovere questa cosa. Quindi io Sei bravo, innanzitutto vi sei ricordo bravo. di seguire Federico Crypto Salad, lo trovate qui su YouTube. Non so se hai anche Bravissimo. altri canali social su cui ti possiamo trovare, ti possono trovare. No, sono solo su YouTube, potete trovarmi anche su Telegram Fede Bitcoin. Fantastico. Allora andatelo a seguire, aggiungetelo su Telegram, mandategli un sacco di messaggi, chiedetegli la prossima shitcoin su cui andare in leva 100 per, mi raccomando. E non abbiamo analizzato Mi sta già Cardano. vibrando il Non telefono. abbiamo analizzato Cardano, poco male, sai cosa ti dico? Non importa, niente Cardano oggi, la prossima volta.
Una sola cosa si può dire su Cardano: non arriverà a, perché ogni tanto qualcuno mi chiede, ma può essere che Cardano arrivi ai 20.000 come Bitcoin? Ecco, no, questo è impossibile, decisamente. C'è un problema di supply. Però, velocemente, Cardano, secondo me, è bullish, per cui credo che continuerà a salire. Ne parleremo la prossima volta, dai, di Cardano. Per adesso... È chiaro che se arriva, anche se dovesse arrivare a $4, $5, raggiungerebbe la market cap che ha Ethereum oggi. Per cui il rischio rapporto rendimento non ci sta più con Cardano. Cardano ci stava a comprarlo a 10 centesimi, 20, conto. 30 centesimi. Okay? Adesso per raddoppiare la sua market cap arriverà a $2.20, no, $2.40. Quindi non è forse più la coin da comprare per fare dei rendimenti importanti nel breve. Quoto al 100%. Benissimo Fede, allora io ti ringrazio di nuovo per aver partecipato a questa live, è stato un piacere. Grazie e a te, grazie. Ci sarà sicuramente una seconda, insomma, occasione di rivederci, riconfrontarci e così via, perché insomma a me fa sempre piacere avere punti di vista diversi da esporre, da far ascoltare e da ascoltare io per primo, perché io prendo appunti quando faccio questi confronti. Io sono sempre super interessato alle operatività altrui per ottica di miglioramento personale, poi in primis in questo ambito. Infatti è stato molto molto utile anche il live di oggi. Quindi vi lasciamo andare, noi ci rivediamo questo venerdì alla solita ora, quindi alle 18 circa, con i 5 minuti 10 accademici di ritardo ogni tanto, e attenzione perché sarà l'ultima occasione per sentire questa sigla, perché poi cambia, ogni mese io le cambio le canzoni nell'intro, quindi non perdetevelo per nessun motivo al mondo. E basta, questo è quanto, auguro a tutti una buona serata. Fede, se vuoi salutare anche tu, poi ce ne andiamo. Ciao mamma, no, saluto tutti gli iscritti al canale, grazie ragazzi se state guardando, insomma, grazie del supporto quotidiano, per cui grazie Luca, grazie agli iscritti, grazie ciao a tutti.